Benvenuti al TG delle buone notizie della prima A. Il primo titolo è C'è un paese senza bulli. Infatti, in Danimarca è stato introdotto nelle scuole un insegnamento apposito, ovvero quello dell'empatia, ossia dell'attitudine a sentire il prossimo. Tale materia è obbligatoria dal 1993 con le lezioni di un'ora a settimana per gli alunni dai 6 ai 16 anni. I danesi hanno affrontato il bullismo non come una colpa individuale, bensì come effetto delle dinamiche di gruppo. Ora i bulli sono molto rari. Raccolta tappi, un aiuto al pianeta. Prosegue il progetto ecosostenibile di EcoSchool, dalla scuola media maranese, insieme ad altri coetanei savigliani. EcoSchool si è soffermata sull'importanza del sughero, materiale ancora poco conosciuto dai più, e ha diffuso l'iniziativa Salva il Tappo, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti su un oggetto riciclato. I tappi possono sembrare senza valore, ma sono preziosi per il rispetto dell'ambiente. Scambio sempre gradito. I ragazzi di Oasi Giovani di Savigliano hanno dimostrato quanto fare shopping in modo sostenibile per l'ambiente sia un'impresa decisamente possibile. Dalle borse alle t-shirt, dai pantaloni ai maglioni, passando per gli accessori, ogni partecipante ha portato con sé circa una decina di abiti che ha potuto scambiare con altri indumenti in modo gratuito. Non sono stati scambiati solo abiti, ma anche libri usati ad un prezzo simbolico. Il ricavato servirà per attività di beneficenza. Dalle penne blu di un uccellino, un materiale per filtri e batterie. Le penne blu dell'azzurrino orientale non sono solo bellissime, sono anche oggetto di studio da parte degli scienziati per il processo fisico che ne determina il colore. Il blu non è infatti dato da pigmento, ma dalla microstruttura delle penne. Ora gli scienziati del Politecnico Federale di Zurigo hanno riprodotto questa struttura usando gomma siliconica. Il materiale potrà essere impiegato in filtri per l'acqua per trattenere batteri e contaminanti o in batterie. Carota Boys, fama mondiale, Sinner ha amici a rivelo. Il tennista italiano Jannik Sinner è diventato noto e acclamato in tutto il mondo. Con lui anche Carota Boys, un sestetto di amici diventato virale in tutto il globo. Ora essere un Carota Boy è diventata una responsabilità, rivela Francesco Gobardi, uno dei 6 rivellesi in divisa Total Orange, che può vantarsi di avere un gruppo WhatsApp con Sinner, con il quale manteniamo costantemente contatti.